Volete acquistare delle maglie, felpe, cappelli in stile Vaporwave? Neomaki.com. E col codice sconto PEPPE10 avrete il 5% di sconto. Link in descrizione. Ma buon salve a tutti. Come sapete, ultimamente è uscita la nuova canzone di Fedez, Rita Berti e Achille Lauro. Il trio proprio perfetto. Il web come si è scatenato all'inizio che ha saputo codesta notizia, soprattutto per la regina indiscussa, ovviamente. Come l'ha presa il web? Quindi oggi andremo a vedere i memini postati su Twitter, il posto dove ci sono più memini possibili ed immaginabili. Prima di iniziare, vi ricordo di seguirmi su tutti i social se ancora non l'avete fatto, importantissimo, e anche di lasciare un like e iscriversi al canale se ancora non l'avete fatto. Spero, eh. Iniziamo col primo memino. Fedez, Rita Berti e Achille Lauro per l'Eurovision 2022, Europa. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Eh già, Europa, preparati. Il prossimo anno abbiamo il trio, se tutto va bene. Chiara Ferragni chi? La mia icona di stile è solo Orietta Berti. Proprio lei, signore e signori, con questo stile perfetto, perfetto. E non dico nient'altro, questa immagine si commenta da sola. Achille Lauro, Orietta Berti e Fedez, se non sto volando allora non so cosa sto facendo. Top memino questo, top memino. Quell'immagine è l'immagine che ha fatto discutere più il web nel primo periodo di pubblicazione. Anzi, non vedo l'ora di ascoltare anche il pezzo. Spero esca un'opera magnifica, cosa di cui pensavo non avessi minimamente bisogno. Ora, prontissima a cantare, senza dignità. Come fai a non cantare una canzone di codesto trio? Soprattutto se ci metti Orietta Berti e Achille Lauro, che di perle e di song ne hanno create. Poi con l'eleganza e con il rap di Fedez, perfetto, perfetto. Disco d'oro subito. Secondo me supereranno anche i Maneskin, probabilmente. Non è detto, però è possibile. Questa è la vita. Un giorno ti svegli Cicamala ed il giorno dopo ti senti un po' Orietta Berti. Beh, soprattutto con quello stile, la regina del web, la regina dell'ultimo momento, che poi è strano. Cioè, dopo tanti anni è ritornata, diciamo, in voga, in tendenza. Wow, buon per lei, è riuscita dopo tanti anni a mantenere il suo nome artistico, tanto di cappello, eh. Una cosa che non succede tutti i giorni. Fedez, ma che te ne frega di essere Exposito? Te. Sei con la Queen. Ammazza che Queen. Ma questa foto, giuro, me lo screenshotto, me lo taglio preciso, me lo metto come sfondo del PC. Giuro, lo faccio. Me lo metto come sfondo del PC. Se questo video arriva a tanti bellissimi like. Willy Peyote. Pompano il trash in nome del LOL. Bla 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 bla. Fedez. Reggimi gli smalti, che duetto con Orietta Berti. Dopo gli smalti, beh, non ci resta che questo trio. Anzi, se non erro, lei ha fatto anche un'altra canzone, mi sembra, in questo periodo, con un altro cantante. Ma non dilunghiamoci, già stiamo dicendo troppo. C'è chi vorrebbe essere Orietta Berti e chi mente. Beh, grazie al ca averceli quei soldi sarebbe bello. E anche duettare con questi due grandi artisti. Vabbè, Achille Lauro, grande artista, oddio, oddio, però. E concludiamo con questa immagine presa direttamente dalle tendenze di Twitter, in tendenza rap al quarto posto, niente proprio di meno che lei, Orietta Berti. Qualcuno si chiederà: ma com'è possibile? È possibile, tutto è possibile a quanto pare. A finire in tendenza rap, una che di rap non c'entra molto, però è riuscita. Va bene, io direi di chiudere qui questo video. Spero che vi sia piaciuto in qualche modo. Ovviamente, un bellissimo like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi su tutti i social possibili e immaginabili. Basta che cercate il nickname, mi trovate dappertutto. E niente, noi ci vediamo alla prossima. E che la regina sia con noi.